Noi continuiamo con i nostri approfondimenti. Abbiamo lasciato poco fa Vincenzo Perone alla funicolare di Chiaia. Parliamo appunto del caos trasporti che si annuncia da domani con la sua chiusura. Allora torniamo da te Vincenzo e dai tuoi ospiti. Sì, eccoci, eccoci Marcella. Qui siamo proprio nell'area dove poi si accede alla funicolare. L'abbiamo vista scendere, adesso sta risalendo. Pensate, fondata nel 1889, questa funicolare che insieme alle altre, diciamo, rende più agevoli gli spostamenti dei napoletani dalla collina fin giù, andava a vapore. Poi fu elettrificata l'anno dopo e da allora in continuo esercizio. Già dal 2017 si dovevano portare avanti, iniziare questi lavori programmati, una manutenzione ventennale che è sempre molto rigorosa. Ci sono state diverse proroghe, ma da domani la funicolare di Chiaia dovrà chiudere, non sappiamo per quanto tempo ancora, lo chiederemo al direttore delle funicolari, dell'ANM, insomma dei disagi molto forti per la cittadinanza napoletana, per i tanti passeggeri. Pensate, 15.000 al giorno, 300 la capienza di ogni vagone. Gennaro Capodanno è il presidente di uno dei comitati dei cittadini, presidente del comitato Valori Collinari. Capodanno. Ma è un disagio enorme, ma quello che non si capisce, dopo appunto quattro proroghe, 5 anni sono trascorsi, una gara era andata deserta, poi è andata deserta anche la seconda perché ha partecipato solo una ditta che però ha fatto un'offerta in aumento. Ma se si sapeva che i 7 milioni di euro non erano sufficienti, anche a ragione dei recenti aumenti determinati da noti eventi, perché non si è incrementato questo importo? Il dato certo è che adesso la funicolare chiude, non più per i 6 mesi programmati per effettuare i lavori, ma addirittura si parla di un anno se tutto va bene. Ma noi siamo memori dell'esperienza della funicolare centrale, quando per gli stessi lavori di adeguamento occorse 1 anno e mezzo, per cui siamo fortemente preoccupati per i cittadini. Grazie Capodanno. Pierpaolo Martino è il direttore di tutte le funicolari di Napoli, ingegnere peraltro come Capodanno, ovviamente, ingegnere meccanico. Allora, ingegnere Martino, insomma i disagi per i napoletani, quasi potremmo arrivare un po' al caos perché diciamo, in tanti poi potranno utilizzare la navetta sostitutiva, ma sappiamo che su gomma è molto diverso poter arrivare a destinazione, non si hanno orari certi, ingegnere. Sì, certamente la chiusura della funicolare di Chiaia dà dei disagi, ma per tutti gli impianti a fune, e questo è un impianto che ricade sotto quella categoria, sono previsti e bisogna fare delle revisioni, delle lavorazioni di manutenzione straordinaria, come dicevamo prima, che impongono inevitabilmente la chiusura. Pertanto l'azienda, l'ANM, con il Comune, gli uffici preposti e l'assessorato, ha previsto una serie di interventi che cercheranno in qualche modo di contrarre i tempi di chiusura e accelerare le lavorazioni che sono previste, che in effetti consisteranno in una riqualificazione completa dell'impianto dalle opere elettromeccaniche a quelle opere civili. In alcuni casi sono previste addirittura delle sostituzioni di impianti. E per questo motivo si è attivata una strategia completamente diversa da quelle precedenti, quindi si è pensato di dividere in lotti i lavori di riqualificazione, di revisione, e per cui questo ci consentirà di partire a breve già con l'affidamento dei lavori per le revisioni delle opere elettromeccaniche. Quindi non un lotto unico, ma le avete assolutamente spacchettate. Sì, e già dal 1 ottobre con le nostre risorse, quindi con personale nostro interno, cominceremo a mettere in sicurezza gli impianti che devono essere messi in sicurezza e in alcuni casi smonteremo quelli che invece dovranno poi essere riutilizzati successivamente. Possiamo dare una previsione sui tempi di riapertura? Allora, le lavorazioni, chiaramente quelle funzionali alla revisione, sono in un cronoprogramma dettate da una scadenza di circa 6 mesi. Intanto li vedete, i passeggeri stanno all'ultimo giorno, stanno andando a prendere esatto. E quindi dopo i 6 mesi ci consentiranno quindi l'attivazione dell'impianto funicolare, ovviamente al netto delle verifiche e i collaudi che sono dovuti per legge attraverso il controllo degli enti preposti, insomma, quindi la Sfisa, il Ministero e altri enti. Altri lavori invece consentiranno di riaprire l'attività di esercizio, però con la sovrapposizione di lavorazioni che non interferiranno col servizio.
Grazie ingegnere Martino. Capodanno, insomma, navette sostitutive, pollicini, ci sono altre due stazioni, Corso Vittorio Emanuele e Palazzolo, che magari saranno difficilmente servite da queste navette. Ecco, lei giustamente ha posto l'attenzione anche sulla inadeguatezza di queste navette sostitutive. Sì, innanzitutto il percorso che è stato istituito per questa navetta che collega le due stazioni terminali non è sufficiente, ma non solo per il numero e per le frequenze, perché si dice 10 minuti ma poi si sa come va a finire, ma perché il percorso non è adeguato. Arriva qui al Vomero, all'incrocio tra via Cimarosa e via Luca Giordano, tagliando tutta questa fascia di piazza Vanvitelli, che sappiamo essere una delle più dense di Napoli, se non d'Europa. E poi in più c'è tutta la zona di Palazzolo, la zona di via Luigia San Felice, del primo tratto di via Palizzi, di via Doma, che è tagliata fuori perché bisognava istituire un pollicino quantomeno. E poi diciamo i piccoli bus, quei piccoli bus, perché sappiamo le difficoltà che incontra il bus grande in un tratto che purtroppo è molto stretto. Insomma, si parla di sacrifici enormi, ma noi almeno ci auguriamo una cosa, che il personale che sarà liberato dalla chiusura della funicolare di Chiaia possa essere utilizzato finalmente per ripristinare fino alle 24 e alle 2 di notte, nei giorni festivi e prefestivi, la funicolare centrale e le corse della metropolitana collinare, perché almeno da questo svantaggio possiamo ricavarne un vantaggio. Con un incremento di esercizi. Certo, teniamo conto che la chiusura comporta anche che ci saranno minori introiti per l'azienda, perché più si va avanti ogni giorno, parliamo di 15.000 passeggeri, facciamoci conti, vediamo quanti soldi perde l'azienda. Grazie, grazie Capodanno. Martino, insomma, brevissimo, sì. Sperimentale quindi il percorso delle navette sostitutive, e poi si può incrementare magari l'altra funicolare, quella centrale. Assolutamente sì, l'istituzione della navetta è chiaramente una delle misure che è stata messa in atto dal Comune in collaborazione con ANM. Però una cosa importante è che, come diceva l'ingegnere Capodanno, noi stiamo studiando il potenziamento della funicolare centrale per il prolungamento orario fino a mezzanotte, in alcuni casi anche fino alle 2, quindi consentendo ai cittadini di dare un'alternativa, assolutamente valida, diciamo. Sì, ma dare anche più servizio alla città e quindi allungare anche tempi di chilometri, percorrenze per quanto riguarda sia gli autobus, che probabilmente si prevederà di istituire un'altra navetta oppure di implementarla in qualche caso. Grazie, grazie veramente Martino, grazie Capodanno anche per la vostra precisione, da ingegneri naturalmente. E allora oggi è l'ultimo giorno della funicolare di Chiaia, speriamo che possa riaprire il prima possibile. Qui dalla funicolare è tutto, a voi, linea, studio.